Buongiorno a tutti, una diretta che prende spunto da un, diciamo, post sui social media a cui ho partecipato come semplice commentatore, che però mi ha fatto capire quanto fosse importante approfondire e spiegare bene questo tema a chi non è del settore, diciamo, chi non ha una formazione giuridica, chi non si intende bene di questa materia. E quindi il tema è quello della. Diciamo di un alunno che fotografa il professore in aula durante una lezione e poi questa immagine viene in vari modi diffusa. Arrivo, nel senso che iniziamo a fare una riflessione su questo tema, ma lasciatemi come al solito il tempo di condividere su alcune community questa diretta, in modo tale che magari il dibattito si apra a persone interessate che magari mi buttano anche qualche spunto in diretta, mi sarebbe utile. Anzi, vi chiedo per favore, anche queste 5-6 persone che sono già connesse ora, se vogliono già fare un condividi. Se voi schiacciate sul tastino condividi che compare sotto la diretta, la mettete sulla vostra bacheca e magari qualche altro vostro collega interessato all'argomento può partecipare. Datemi quindi qualche minuto, cioè qualche secondo in realtà, vado l'altra mia macchina, l'altro mio dispositivo. E da lì faccio la condivisione. Lo condivido, ad esempio, su quel gruppo in cui era iniziato il dibattito. Vediamo, vediamo. Condividi, condividi. Altre opzioni. Condividi in un gruppo. Allora, professore fotografato durante una lezione. Quali problemi legali, giuridici emergenti? Quali problemi legali emergono? Punto di domanda. E questo appunto lo metto, vediamo. Nel gruppo Copyleft Italia, tra l'altro, segnalo a quelli che mi stanno ascoltando per la prima volta che esiste un gruppo che si chiama Copyleft Italia, che è una community creata da me, legata a un mio progetto di divulgazione che tratta questi temi, che è un po' il luogo in cui io e altri esperti di queste materie, soprattutto del diritto d'autore, ci confrontiamo per diffondere argomenti, di spunti di approfondimento su questo argomento. Allora, quindi questo gruppo di insegnanti, vediamo se ne trovo altri. Eccolo qua. 1, 2, 3, 4. Vediamo didattica, didatticamente. E poi magari lo metto anche sulla mia bacheca personale, perché no? Bene, fatta la condivisione, tutto è andato a buon fine, sono con voi, eccomi. Grazie, ecco, vedo che infatti il numero delle persone connesse è già aumentato. Ripeto, chi volesse darmi una mano può fare un condividi istantaneo adesso, così magari coinvolgiamo qualcun altro in questo approfondimento dibattito. Allora, come vi dicevo, tutto nasce da un post che è girato in uno di questi gruppi di insegnanti, non voglio dire quale, perché tanto chi è stato coinvolto in quella discussione già lo sa, e la questione era la seguente: un docente, un professore, penso di scuola superiore, si accorge che uno degli alunni, gli fa una foto durante la lezione e poi dice il post, questa immagine viene diffusa all'interno di una chat, che credo, immagino, non era stato precisato, però forse la chat su WhatsApp della scuola, cioè è stato detto che era una chat su WhatsApp, però si era inteso che era la chat della classe, quindi più o meno limitata a un gruppo di, possiamo dire, 25 persone, 20-25 persone, forse 30. E il docente chiedeva cosa posso fare in questa situazione. Ecco, nei commenti, ovviamente quello era un gruppo frequentato più che altro da insegnanti e non da giuristi, io sono una figura un po' ibrida, un po' strana, però sono un avvocato, quindi ho la mia formazione, poi faccio anche attività di docenza, di formazione, ma non nella scuola pubblica, più sì, nella scuola pubblica, ma a livello universitario, quindi non mi scontro realmente con i problemi di gestire i minori, l'attività di un minore in aula, però insomma ho capito qual è il problema. E quello che mi aveva lasciato un po' perplesso era che molti dei commenti che questi altri colleghi insegnanti avevano fatto sotto il post erano, diciamo, infarciti diciamo, di una leggenda metropolitana, quella del denunciali, c'è il penale, scatta il penale, era una frase che era tornata più volte. Vai alla polizia postale e fai una denuncia. Io ho letto questi commenti e sono rimasto un po' perplesso perché da avvocato sono andato subito a pensare quale fosse il reato che si potesse invocare in una situazione del genere, perché per fare una denuncia, quindi PM,
piano, se parliamo di denuncia, parliamo di denuncia alla polizia postale, parliamo del piano penale, che è distinto dal piano civile e anche distinto dal piano amministrativo. Mi auguro che chi mi ascolta abbia un minimo di educazione civica e di conoscenze sue personali per distinguere questi tre campi, queste tre aree, diciamo, del diritto. E io sostenevo che in realtà, secondo me, non c'era penale. Poteva essere diversa la situazione se, invece che essere stata una comunicazione ad un gruppo definito di persone, fosse stata una diffusione di un'immagine direttamente su internet, su un sito web oppure su una pagina web accessibile a chiunque. Allora, vedo che qualcuno ha detto è un minorenne. Sì e no, nel senso che l'imputabilità dei minori esiste. Un minore sotto i 14 anni, cioè sopra i 14 anni, può essere comunque imputato. E quindi poi scatta una questione, come alcuni hanno detto in quel gruppo, una questione anche educativa, cioè insomma, per una magari azione non particolarmente gradevole per il professore, però partire con la denuncia può essere una conseguenza un po' eccessiva per un ragazzo di 14, 15, 16 anni, minore. E quindi io sostenevo che non avesse senso continuare a insistere con il discorso del c'è il penale, facciamo una denuncia, perché infatti, come vedo che anche alcuni di voi stanno commentando, era a mio avviso, e è tuttora a mio avviso, una questione più disciplinare che penale. Capite la differenza? Certo, se c'è un regolamento scolastico che prevede che il cellulare in aula non si debba usare, che le foto al docente durante la sua attività non debbano essere fatte, tantomeno di nascosto, e se anche sono fatte non devono essere diffuse, non devono essere comunicate ad altri soggetti, allora sì, quella è una violazione di un regolamento che fa scattare una sanzione disciplinare per l'alunno, e quindi la sospensione, il richiamo, la nota sul registro, tutto quello che l'ordinamento scolastico prevede. Può forse esserci una responsabilità civile, ovvero se questa comunicazione al pubblico o appunto dopo diffusione eventualmente su internet crea un danno risarcibile e quantificabile per la persona ritratta, cioè per il docente, allora può, attraverso un procedimento civile che non c'entra nulla con la denuncia alla polizia postale, si può procedere per la condanna o un risarcimento del danno, che però appunto ha tutto un criterio diverso. Bisogna andare dall'avvocato, cioè il docente deve rivolgersi a un avvocato, far notare che c'è stata una violazione di un diritto sul piano civile e fare causa, no? Quello che tecnicamente si dice fare causa, che è cosa appunto ben diversa dal denunciare all'autorità giudiziaria un reato, ok? Quindi mi raccomando, non cadiamo, visto che insomma siamo dei persone che devono anche avere una funzione educativa. Chiaro, io sono un giurista, quindi per me questo concetto è molto più solido, però insomma la differenza tra il agire sul piano civile e agire sul piano penale credo che debba far parte delle conoscenze del cittadino comune, anche che non ha una preparazione giuridica. Ergo, quindi insisto con questa mia, diciamo, interpretazione della questione. Cioè, non c'è un penale, ci sarebbe forse penale nel caso in cui non si trattasse di una comunicazione ad una chat ristretta di persone, ma appunto una diffusione ad un pubblico più ampio e l'aggiunta, diciamo, a questa immagine di commenti che possono essere denigratori, diffamatori del docente, della docente. Allora lì cambia tutto, capite? Cambia tutto, perché non è più una semplice comunicazione di una foto che è neutra, no? Cioè la professoressa o il professore che è dietro la cattedra e sta facendo lezione non ha una connotazione necessariamente negativa, diffamatoria. C'è semplicemente l'utilizzo dell'immagine di una persona che non l'ha autorizzata, che sicuramente crea anche un danno dal punto di vista del cosiddetto diritto d'immagine, quindi gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore e della tutela della privacy, perché in quel caso insomma è una persona, non è un personaggio noto, non è una figura pubblica, il docente non è un politico che sta tenendo un comizio in piazza, non è un cantante che sta passando, no, in TV o sta andando da qualche parte, quindi
essendo lui una persona molto nota, è soggetto alle foto dei fan e quindi in un certo senso deve rinunciare un po' alla sua privacy. In quel caso è il docente, è un privato cittadino, ha diritto a che le sue foto non vengano usate indebitamente e quindi può chiedere un risarcimento. Può segnalare la cosa dal punto di vista amministrativo, probabilmente al garante se c'è una diffusione che incide pesantemente sulla sua sfera personale. Ma non vedo il reato, non vedo il penale in quella fattispecie in cui era stato, per come era stato descritto, quindi una comunicazione ad un gruppo ristretto di persone che era la chat della classe. Appunto, ripeto, diverso sarebbe se fosse stata una diffusione su internet, quindi senza dei filtri, quindi ad un pubblico tendenzialmente indeterminato e con addirittura l'aggiunta di commenti, di che ne so, valutazioni diffamatorie, denigratorie, lì cambierebbe molto. Però alcuni avevano commentato, è vero che è stata diffusa solo all'interno di una chat, ma se poi uno di questi della chat la diffonde su internet, però lì dovete un attimo, come dire, ricostruire la questione logica anche, cioè se qualcuno di quelli della chat diffonde l'immagine al di fuori della chat e la mette su internet, la responsabilità non può ricadere su quello che l'aveva inviata al gruppo interno della chat, ma eventualmente la responsabilità penale, che è personale, ricadrebbe su questa persona che ha scelto di prendere un contenuto che era rivolto ad un gruppo ristretto di persone e l'ha messo dove non doveva essere, cioè in una rete che era accessibile al pubblico a tutti, e magari gli ha aggiunto anche dei commenti denigratori. Però ovviamente è lui che ha fatto questa azione che ha una colorazione penale, che ha una connotazione penale. Ok, quindi spero di aver fatto un po' di chiarezza, poi sicuramente avrò detto delle cose che sono un po', cioè possono essere ulteriormente approfondite e spiegate, c'è sicuramente qualcuno in ascolto che soprattutto di parte di questioni penali ne sa più di me, di privacy ne sa più di me, però mi sembrava utile fare un chiarimento su questo aspetto. Quindi prima questione è distinguere provvedimenti dal punto di vista penale con provvedimenti dal punto di vista disciplinare e provvedimenti e diciamo azioni e interventi da un punto di vista civile amministrativo, quindi già sono 3-4 piani diversi. Si pone una questione, come dire, etica educativa, cioè davvero vale la pena andare giù con la mano pesante per una cosa del genere, oppure come qualcuno ha detto tra i commenti qua, siamo comunque sempre degli educatori e nel caso di un minore forse ci sono altri modi per fargli capire che quella cosa non la deve fare e che può essere sanzionabile. Ok, quindi questo è uno spunto che vi lascio e probabilmente siete più bravi voi di me a fare questo tipo di riflessione, perché non ho mai avuto a che fare con gli studenti appunto under 18, perché appunto facendo lezioni in università non mi capitano. Altra questione è tenere distinti il piano della violazione della privacy da quello della violazione dei diritti d'immagine. Lì andiamo sul livello che forse è ancora un po' troppo avanzato per questo tipo di video e di attività divulgativa. Vediamo però, appunto, sono arrivati un po' di commenti. Oh sì, ci sono un po' a Cristina che ha detto chissà quante foto ai monitor di me. Sì, è vero, altra cosa che hanno fatto notare anche in quel post, no? Dicono, vabbè, ci scandalizziamo che uno studente faccia una foto durante una lezione, però abbiamo fatto per 3-4 mesi didattica a distanza attraverso dei software di videoconferenza, e chissà quante volte gli studenti, mentre il docente era in videoconferenza, hanno fatto gli screenshot, hanno fatto le foto allo schermo e le hanno mandate sulla chat, no? Per dire, ah, guarda qua la professoressa com'era, che occhiaie che aveva quel giorno, che non aveva dormito, no, non lo so. Però non vedo comunque il penale neanche in quello, ok? Mi sembra un po' che ci sia, come dire, un po' populista, passatemi il termine, ma in senso buono, quello del c'è il penale, chiama la polizia per qualsiasi cosa. Cioè la polizia postale serve, ovviamente, ma interviene per questioni che hanno una valenza penale. Non è che è la panacea, è la soluzione ad ogni tipo di questione legale. Ci sono questioni legali che vanno risolte su altri piani, che è quello civile o quello amministrativo. Ci sono questioni che invece non sono neanche di carattere legale, ma sono puramente disciplinare, e quindi forse ha più senso riflettere, discuterne con il dirigente scolastico, con il consiglio di classe, col genitore, con il tutore e via dicendo. Spero di aver, chiarito un po' la questione, di essere stato utile. Sicuramente ci sono altre cose da dire e si possono dire meglio, sicuramente dei colleghi giuristi direbbero
riuscirebbero a parlare ore e ore di questo argomento in modo interessante. Se qualcuno lo vuole fare, ben venga, rilancerò questo contenuto sui miei canali, però per oggi mi sembra sufficiente e rimango a disposizione ancora qualche minuto se qualcuno vuol fare domande, vuol fare spunti, dire mi è successa una cosa simile, non mi è successa. Se no io stacco tutto e vi saluto. Vedo che ci sono insomma 12 persone. Ricordo ancora a queste persone, se mi danno una mano e se questo video vi è sembrato utile, se è sembrato diciamo un buono spunto per riflettere, per approfondire, innanzitutto se vogliono fare condividi, quel tastino che c'è sotto qua e mi aiuta a diffondere subito questa diretta ad altri vostri colleghi, ad altre persone interessate. E anche se volete potete trovare sui miei canali interi videocorsi su questi argomenti, sulla privacy a scuola, sulla tutela del diritto d'immagine, del copyright nella didattica. In questi giorni farò anche altre video lezioni, state in campana, rimanete collegati alla pagina perché è da qua che passano, da questa pagina che passano i contenuti più interessanti. Poi se qualcuno vuole anche coinvolgermi in un'iniziativa di formazione, so che nelle scuole adesso stanno partendo un po' di corsi, un po' di iniziative che penso in questi mesi saranno ancora tutte online a distanza, forse è l'occasione. Sapete che io sono sempre un po' in giro, quindi non è sempre facile incrociarmi con le date, il fatto che si faccia a distanza forse può essere d'aiuto, quindi magari cogliamo l'occasione. Pensateci, sono sicuramente a disposizione. Allora, guardo l'ultimo giro di domande. Niente, non è arrivato nulla, vuol dire che probabilmente ho detto tutto quello che vi serviva e sono stato chiaro. Grazie a tutti, alla prossima e state collegati. Stay tuned, come si usa dire in inglese. Ciao.